Allora ragazzi e ragazze, buongiorno. Oggi con questo video andremo a vedere come trovare l'amore. Quindi andremo a vedere diciamo la tua situazione, quindi il punto in cui ti trovi, il problema che ti circonda, quali sono i tuoi programmi mentali che ti stanno influenzando in questo momento la tua vita e che non ti permettono di trovare l'amore della tua vita. E poi andremo a vedere le zone che, insomma, su cui bisogna lavorare, che devono essere liberate e guarite per trovare l'amore. Quindi adesso scegli uno di questi mazzi. L'ho messo sul mio tappetino yoga che il mio gatto mi ha graffiato. Scegliene uno e andremo a vedere insieme i messaggi dei maestri ascesi. E ci facciamo aiutare anche dagli angeli, dall'angel therapy, e vedremo su quali zone dobbiamo andare a lavorare, quali zone dobbiamo guarire per trovare l'amore della nostra vita. Eccoci qua. Allora, se hai scelto il mazzo numero 1, che è questo, che non lo posso guardare, andiamo subito a vedere il tuo problema, il problema che ti circonda che non ti permette di, diciamo, trovare in questo momento l'amore della tua vita. E questo problema è, vediamo un po' prima che cosa ci dice l'oracolo. È la legge dell'attrazione. Allora, come saprai, in questo mondo, in questa terza dimensione, tutto è energia, ok? Tu sei energia, io sono energia, siamo tutti energia. Di conseguenza, bisogna vedere che tipo di vibrazioni stai emanando in questo momento. Sono vibrazioni, tutto funziona rispetto alle vibrazioni che noi attiriamo, come dei magneti, no? Noi siamo come delle calamite. Quindi, se noi emaniamo gioia, attiriamo gioia. Se noi emaniamo tristezza e vibrazioni basse, depressione, ansia, preoccupazione, se in questo momento tu sei preoccupata per la tua vita amorosa, non farai altro che peggiorare la situazione e attrarre anche altra preoccupazione, altra ansia. Quindi non troverai l'amore della tua vita, non troverai una persona che ti può far star felice, perché in questo momento tu non lo vibri, quindi il tuo polo magnetico non può attirare qualcosa su cui non è focalizzato. Quindi che cosa ti sta dicendo adesso? Che cosa ti stanno dicendo i maestri ascesi? Bada bene all'energia che emani in questo momento, alza le tue vibrazioni, ok? Quindi questo è il problema che ti circonda. E gli angeli che cosa ci dicono? Allora, fammi leggere bene. Sei un potente operatore di luce. È sicuro per te manifestare il tuo potere. Il tuo potere spirituale è una grande benedizione ed è al servizio del divino. Quindi, che cosa ti sta? E ci sono ancora una volta queste mani, guardate. Allora, qui ci sono le mani e qua anche ci sono queste mani, come a dire, guarda che tu dentro di te hai un potere molto forte perché sei un operatore di luce. Infatti, se stai guardando questo video, sei un operatore di luce, quindi usa questa consapevolezza che non è soltanto a livello mentale, è proprio a livello fisico. Magari mediti, fai delle meditazioni per riscoprire il tuo potere, per sentirti, perché tu sei un operatore di luce, hai un potere spirituale immenso, essendo figlio di Dio, quindi usalo questo potere, alza le tue vibrazioni con questa consapevolezza che tu sei luce. Ok, questo è un modo potentissimo che ci hanno dato gli angeli, grazie mille, per farci alzare le vibrazioni. Ci sono sempre queste mani che ritornano, e con questo chakra del cuore da cui emana questa luce. Quindi questa luce sentila qua nel cuore, magari fai una meditazione per aprire il chakra del cuore e per sentire la luce dentro il tuo cuore, ok? Perché tu sei luce, sei un essere di luce. Questa ragazza è molto molto luminosa, come adesso questa luce che mi sta arrivando, si è aperto uno squarcio in questo momento. Quindi questo è il problema che ti circonda, e sono le vibrazioni che emani che non vanno. Però che cosa ci dice la seconda carta invece? Ci dice quali sono i problemi, i programmi mentali su cui andare a lavorare, che stanno influenzando in questo momento la tua vita, che non ti permettono di attrarre la persona che desideri. Allora, canali di luce, ancora una volta è uscita questa carta. Io penso che qui in questa situazione, il fatto che è uscita questa carta sull'essere operatori di luce, che non
sguarda e che non riconosci, cioè i tuoi programmi mentali in questo momento ti stanno bloccando e non ti fanno riconoscere che in realtà sei un operatore di luce, cioè è un rafforzativo di quello che è uscito prima. Quindi dice: guarda, che sei un canale di luce, sei un operatore di luce, inizia se vuoi. Se vuoi trovare l'amore, inizia prima a trovarlo dentro di te, inizia prima a canalizzare questa luce dentro di te. Vedi, guarda, questa figura è molto evocativa, c'è questa, ci sono questi simboli, questi codici che entrano direttamente dal nostro pathway, dalla nostra, dal punto più alto di connessione tra noi e il divino. Quindi sentiti un canale di luce innanzitutto. E vedrai che l'amore inizierà a scorrere dentro di te, infatti c'è questa luce dorata che scorre e riattiva i chakra, quindi inizia proprio a immaginare questa luce dentro di te che ti fa, che ti illumina, come sta succedendo veramente in questo momento, incredibile, e sentiti questa luce dentro di te, perché è solo così che puoi alzare le vibrazioni e attirare la persona che desideri. E chakra della gola, gli angeli ti aiutano a esprimere con amore la tua verità, non avere paura di scoprire questa tua nuova identità, esprimiti anzi, esprimi, cioè non avere paura di questa nuova identità, veramente, tu sei un canale di luce, anche se l'hai scoperto solo adesso, non ti preoccupare. Esprimile lo stesso, apri questo chakra della gola, guarisci questi tuoi programmi legati magari al non saperti esprimere, all'avere vergogna di esprimere ciò che vuoi veramente, ciò che senti veramente buono per la tua vita, cioè magari tu desideri un tipo di partner, però pensi che quel partner là tu non te lo meriti, perché comunque ti senti bloccata, non ti senti meritevole. Invece no, oggi gli angeli ci stanno dicendo che devi esprimere con amore la tua verità, quindi connettiti un attimo, connettiti e vedi che cosa, qual è il partner veramente ideale ed esprimilo, cioè esprimilo a voce alta, universo, io proprio a voce alta con questo chakra della gola sbloccato, universo, io voglio una persona che mi faccia sentire amata, che mi faccia sentire protetta, che mi faccia sentire con cui posso godere alla grande, posso fare dei viaggi meravigliosi, mi posso sbellicare dalle risate, che una persona di cui ho fiducia, che mi rispetti, esprimilo fortemente, ti stanno dicendo gli angeli all'universo. E poi la terza carta rappresenta diciamo le aree su cui, diciamo, da liberare, da sbloccare per trovare l'amore della tua vita. Legge di causa effetto. Oh, perfetto. Allora, come vedi, questa legge è una legge universale, anche questa ti sta dicendo che quello che hai manifestato finora nella tua vita è quello e deriva dai tuoi pensieri che hai fatto prima, no? Ok, perché tutto ha una causa, cioè quello che tu stai sperimentando in questo momento ha una causa, che sono state le tue vibrazioni, i tuoi pensieri che non ti hanno permesso di attirare a te l'uomo della tua vita, ok? E quindi niente è per caso. E gli angeli ci stanno dicendo: ok, come possiamo sbloccare questa situazione? Con il chakra del terzo occhio. È sicuro per te, guardate com'è bella questa carta, innanzitutto c'è questa dea stupenda. È sicuro per te visualizzare, attenzione, visualizzare l'energia dell'amore in tutte le sue forme, come gli angeli, le aure e le visioni. Guardate che meraviglia questa carta. Visualizzare. Gli angeli ci invitano a fare delle visualizzazioni, quindi per liberare queste energie bloccate che abbiamo dentro di noi dobbiamo visualizzare l'energia dell'amore, quindi facciamo una piccola visualizzazione, visualizziamo questa energia che arriva dall'alto e che in realtà è ovunque, ora tu non la vedi ma in realtà intorno a te c'è amore, quindi inizia a visualizzare, guarda che colori meravigliosi. Io a volte me la immagino come l'oceano, come le onde del mare, come gli alberi, come il vento, come il cielo davanti a me, il sole. Visualizza questa energia d'amore tutto intorno a te, usa, apri il terzo occhio, ti sta dicendo, fai anche delle pratiche di purificazione del terzo occhio e visualizza l'amore in tutte le sue forme, quindi inizia già da adesso a sentirti amata, visualizzando intorno a te angeli, aure, fai le visioni che più ti piacciono,
piacciono, mettici tutti i colori che vuoi, visualizza il tuo partner ideale, visualizza innanzitutto te stessa che stai alla grande, che stai bene, che ti diverti, che inizi tu ad avere una vita alla grande, una vita figa, così ti attiri un partner figo, perché se c'è una vita un po' moscetta ti attirerai un partner moscetto che non ti soddisfa, oppure qualcuno che c'ha, insomma, che non è proprio adatto a te. Quindi apri questo terzo occhio, esce fuori un po' di romanità che in me, apri questo terzo occhio, visualizzati e ricordati che sei un canale di luce. Stai attento ai tuoi pensieri, vibra sempre alto, alza queste vibrazioni, ricordati che quello che ti è successo fino ad adesso è dovuto ad una causa, quindi non è che è a caso, questo sole adesso sta accecando ed è bellissimo, tutto ha una causa, però ricordati di esprimere a voce alta che cosa desideri all'universo. E poi ricordati che sei un operatore di luce, quindi sei anche un alchimista e puoi veramente creare nella tua vita quello che desideri. Ok, se hai scelto il mazzo numero 1, questo è il messaggio per te. Adesso andiamo a vedere il mazzettino numero 2. Allora, se hai scelto il mazzettino numero 2, le prime carte che andiamo a vedere rappresentano te stessa e il problema che ti circonda, quindi perché non riesci ad attirare l'amore nella tua vita. I maestri ascesi! Allora, qua la cosa si fa seria, se entrano in gioco i maestri ascesi vuol dire che c'è bisogno di tanto tanto amore, che tu non ti senti per niente amata. Scusate, mi tolgo un secondo i braccialetti e la maglia perché sta facendo molto molto caldo. Il tempo cambia velocissimamente. Quindi che cosa significano questi maestri? Guarda che tu sei circondata da noi, sei circondata da noi che siamo i tuoi maestri, c'è Gesù, c'è Buddha, ci sono le idee. Quindi il problema è che tu ti senti da sola fondamentalmente, che ti senti sola e nella tua solitudine hai amplificato questa solitudine e quindi non riesci ad attrarre l'amore nella tua vita. Ma in realtà guarda che tu sei assolutamente luminosa in realtà, e ci sono sempre loro che vogliono aiutarti, però tu li devi chiamare, ok? Quindi il problema in questo momento è che tu questo senso di solitudine ti sta logorando, e gli angeli ti dicono che integrità allinea le tue azioni con i tuoi valori e con l'intima consapevolezza di ciò che è giusto per te. Esatto, allora tu ti senti come questa donna, questa ragazza che sta appesa a questa altalena con queste roselline appassite, ok? Quindi tu, questa solitudine è derivata dal fatto che ti sei un po' affossata in questi pensieri che stanno continuando a lavorare nella tua testa e ti stanno facendo avere l'illusione che sei sola, ma in realtà tu sei integra, sei un tutt'uno con l'universo, sei un tutt'uno con i maestri ascesi, guarda il mondo anche che è uscito, ok? Quindi tu fondamentalmente devi avere questa consapevolezza, chiama questi maestri ascesi, non sentirti più sola perché è una grandissima bugia, ok? E sentiti integra con noi, con tutto quanto, che mi stai guardando adesso, tu sei una parte di me, io sono una parte di te, quindi non è vero niente che sei sola, questo è il primo problema che ci dicono su cui lavorare. La seconda carta rappresenta i tuoi programmi mentali, quindi i programmi che stanno influenzando in questo momento la tua vita e che ti stanno bloccando l'arrivo di un nuovo amore. Amici, ta-da! Non poteva non uscire. Allora, i programmi mentali, i programmoni mentali che stanno, scusate se mi allontano un po' ogni tanto, ma c'è questa luce, è che tu consideri gli uomini in maniera un po' come dei tuoi nemici, perché questa carta di solito esce quando c'è una situazione di ostilità tra delle persone, no? Quindi c'è odio, rabbia, rancore, e siccome stiamo parlando del maschile e del femminile, del mondo degli uomini e delle donne, evidentemente tu non hai dei buoni programmi mentali rispetto agli uomini. Che cosa pensi tu degli uomini? Pensi che sono tutti dei grandissimi
bastardi, che ti hanno fatto soffrire, che sono tutti così, sono tutta un'unica razza, e invece qua ti stanno dicendo non è così. Le tue esperienze passate che ti hanno fatto soffrire, che ti hanno portato a questi programmi mentali secondo cui gli uomini sono tutti cattivi, sono tutti che ti fanno soffrire, in realtà le esperienze che tu hai avuto nel passato ti sono servite per capire ciò che non era buono nella tua vita, ciò che tu non volevi. Quindi perdona innanzitutto queste persone, ok, che ti hanno comunque ferito, che ti hanno fatto del male. Sappi che sono dei tuoi amici, ti stavano aiutando a capire che cosa tu meritavi, ok? Quello, la loro presenza rappresentava ciò che tu non meritavi nella tua vita. Però loro avete fatto un patto prima di scendere sulla terra e loro erano qui per un motivo. Ok, niente è a caso, quindi perdonali innanzitutto, anche se c'è il programma mentale degli uomini che sono tutti dei fedentoni, però non è così, ok? Non è così, perché tra l'altro se tu hai perso fiducia nel mondo maschile, hai perso fiducia anche nell'universo, nella vita, e quindi non ti attirerai l'uomo che cerchi. Quindi mi raccomando, inizia a perdonare le persone che ti hanno fatto soffrire nella tua vita e vedrai che molte cose cambieranno. E poi, ecco qua, che cosa ci dicono gli angeli, come possiamo guarire queste ferite, questi programmi mentali? Con il chakra della corona. Presta attenzione alle tue idee intuitive perché sono messaggi della vera guida divina in risposta alle tue preghiere. Quindi in questo momento si vede che tu stai molto, sei molto scossa, stai pregando molto, stai cercando di uscire da questa situazione, ok? Vedo la luna, vedo molta oscurità, vedo il buio, però in questo buio c'è una luce, nel senso che questo momento di oscurità, di programmi negativi che stanno lavorando dentro di te, che non ti stanno facendo attrarre la persona della tua vita, in realtà hanno la luce, nel senso che tutto ciò, vedi anche qua c'è il Tao, c'è il lupo bianco e il lupo nero, questo è il simbolo del Tao, e anche qui c'è l'oscurità della notte e c'è però questa luce fortissima della luna che la illumina. Quindi non ti preoccupare, perché questo qui è un momento che passerà, e se ti arrivano dei messaggi positivi mentre stai meditando, oppure mentre stai facendo il journaling, mentre stai scrivendo sul tuo diario, annotateli, perché sono dei messaggi che ti arrivano da degli spiriti guida per aiutarti a superare questa fase di sfiducia nei confronti del mondo maschile. E sappi, cioè, questa carta è molto emblematica in questo, quindi sappi che sono comunque stati dei tuoi amici che ti hanno insegnato tante cose e che adesso non saresti la persona che sei senza quelle persone che comunque ti hanno fatto un po' male nella tua vita e che ti hanno permesso però di aprire il cuore ancora di più e di ricevere quello che adesso meriti di ricevere. La terza carta ci rappresenta le aree che dentro di noi devono essere liberate. Quindi vediamo un po' che cosa dobbiamo liberare. Il libero arbitrio. Oh! Allora, libera la tua scatena, la tua volontà. Inizia a scrivere su, proprio qua c'è una carta bianca, ti stanno dando carta bianca ai maestri. Scrivi quello che vuoi sopra un foglio. Scrivi, tu hai libero, guarda, c'è il libero arbitrio, nessuno ti costringe o ti ha costretto a rimanere a fianco a quelle persone che ti hanno fatto soffrire. Hai sempre la libertà di scegliere. Adesso il compito è quello di prendere un foglio, un quaderno, una pagina bianca e scrivere tutto ciò che vuoi, ok? Quindi sia, diciamo, di mettere su carta tutti i tuoi dolori, le cose che hai passato, proprio ti devi liberare di questi dolori, magari facendoti aiutare anche proprio dalla carta. Quindi mettere tutti i dolori su un foglio, lasciare andare tutto questo dolore, magari bruciarlo anche con la luna piena, quando ci sono le notti di luna piena, e poi ricominciare, perché ogni giorno si ricomincia, ogni giorno è diverso, ogni giorno abbiamo la possibilità di creare delle nuove pagine della nostra vita. Quindi fallo e scrivi come vorresti invece che fosse la tua nuova relazione, proprio nei minimi dettagli, le sensazioni che vuoi provare, come ti vuoi sentire, anche proprio nei minimi, per esempio ti piace stare mano nella mano, scrivi pure quello. E gli angeli ti stanno dicendo che, vediamo un po', corsi e seminari, frequentare e tenere corsi e seminari fa parte del tuo cammino spirituale e del tuo scopo, sii aperto a imparare e a insegnare. Quindi
magari ti puoi frequentare un corso sull'amore, magari leggere dei libri su come funziona la relazione uomo-donna. Se vuoi, puoi anche scaricare il mio di corso sulle relazioni, perché ho fatto proprio un corso che è sempre in corso d'opera, sulle relazioni, su come avere relazioni sane, appaganti. Ti metto il link qua sotto. Ed è fantastico, quindi sì, informati, perché magari tante cose che ti sono successe, ti sono successe perché fondamentalmente non sapevi come affrontare l'amore. L'amore è una cosa meravigliosa, però anche lì ci sono delle regolette da rispettare, anche per quanto riguarda lo stare nell'energia femminile e non fare, fare, fare e far succedere le cose e pretendere dall'altro che succedano le cose. Dobbiamo imparare a ritornare un pochino alla nostra energia femminile e lasciar fare un po' di più agli uomini. Quindi, se vuoi, ti lascio il link qua sotto. Ok, questa era per te se hai scelto il secondo mazzo. Se invece hai scelto il terzo mazzo, vediamo che cosa ci vengono a dire i maestri ascesi e gli angeli. Quindi la prima carta rappresenta te e il problema che ti circonda. Ah, la faccia del problema, la legge dell'abbondanza. Tu non lo sai, ma anche se tu senti che dentro di te non c'è amore, dentro di te c'è un'abbondanza di amore infinito. Qui è uscito il denaro, ma l'energia del denaro e l'energia dell'amore sono la stessa energia. Anche, lo so, detta così ti sembra un po' strana, ma ti assicuro che è così. Quindi in realtà il problema che hai non è un problema, tu non vedi, il problema è che tu non vedi l'abbondanza che ti circonda. Inizia a osservare tutte le fonti di amore che ti circondano, per esempio l'amore dei tuoi genitori, l'amore del tuo gatto, l'amore dei tuoi colleghi, l'amore che c'è nella, per esempio, quando vai a fare la spesa, tutti i prodotti della natura che stanno su quei banconi nel supermercato, sono tutto amore per te, tutta abbondanza. Quindi esci da questa sensazione di scarsità che ti sta pervadendo in questo momento, perché il problema è questo, e entra in uno stato di abbondanza. Inizia prima di tutto a essere grato per quello che ti circonda, perché ce n'è tanto di amore intorno a te, solo che forse non lo vedi, ma questi prosciuttoni sono pieni di amore. E gli angeli ci stanno dicendo che la prima cosa che devi fare è tagliare i cordoni del passato. Quindi, molto probabilmente tu non vedi quest'amore perché sei attaccato a delle persone che ti hanno fatto soffrire, e quindi ti stai prosciugando di energia, c'è scarsità di energia dentro di te, di energia di amore, perché sei ancora attaccata a quelle persone con cui hai avuto delle relazioni. Quindi l'Arcangelo Michele ti sta dicendo proprio: taglia sti cavolo di cordoni, invocalo, perché lui ha uno spadone, una spada molto forte, invocalo per tagliare questi cordoni. Visualizza questi cordoni sul tuo ombelico, c'è proprio una rete, e questi cordoni sono come delle corde di gomma molto lunghe, fa abbastanza impressione anche visualizzarle, però ce le abbiamo con le persone con cui abbiamo avuto delle relazioni nel passato. Quindi invoca l'Arcangelo Michele per farti aiutare a tagliare questi cordoni ed avere più energia finalmente, così sei una persona libera e a sentirti nell'abbondanza di amore. Oh, ma quanti messaggi meravigliosi che ci stanno dando gli angeli. Seconda carta rappresenta i tuoi programmi mentali che in questo momento ti stanno limitando e non ti fanno vedere l'amore che c'è dentro di te, cioè non ti fanno attirare l'amore che desideri. La chiaroveggenza. Ah, ok. Allora, il programma mentale che ti sta bloccando rappresenta il fatto che tu non vedi, non hai, diciamo, tu sei una chiaroveggente, hai il dono della chiaroveggenza, ok? Però ciò che ti sta bloccando è proprio che tu non usi questo dono che ti è stato dato. Guardate com'è bello, c'è questa donna tutta blu con questi capelli, molto femminile, con questa sfera luminosa. Tu non stai usando questo dono, cioè tu ti stai fissando troppo sulla situazione presente, stai vedendo soltanto il contingente, e pensi che questa situazione in cui ti trovi adesso, che magari non è delle migliori, sia quella che è per sempre. Invece non è così. I maestri stanno dicendo: guarda che hai il dono della chiaroveggenza, usalo per visualizzare un futuro ideale, il futuro che vuoi. E
E questo è il programma che ti sta limitando, il fatto che tu sei troppo, diciamo, in questo momento ti stai troppo fossilizzando nel momento presente, che non è l'unica realtà che esiste. Noi viviamo in tante dimensioni parallele e ogni momento è buono per cambiare, per visualizzare delle cose migliori della nostra vita, quindi per visualizzare un partner migliore. Quindi in questo momento non ti far bloccare da questi programmi mentali, sappi che puoi shiftare tra le varie dimensioni della realtà usando il terzo occhio e la tua chiaroveggenza. Quindi inizia a visualizzare. Anche prima, nel mazzetto di prima, è uscito questa cosa della visualizzazione, che è molto molto importante quando vogliamo attirare a noi una persona, la persona della nostra vita, ok? E gli angeli ci stanno dicendo: i genitori, ok, la verità divina è che i tuoi genitori ti amano da sempre al meglio delle loro capacità. Gli angeli ti stanno aiutando a guarire dal dolore associato a tua madre o tuo padre. Quindi probabilmente ci sono dei programmi da guarire rispetto ai tuoi genitori. Molto spesso noi non sentiamo l'amore dentro di noi perché ci è mancato l'affetto dai nostri genitori. Però gli angeli in questo momento ti stanno dicendo che devi sapere che i tuoi geni, cioè questa mancanza che tu senti, che deriva dal fatto che loro non hanno saputo bene come amarti, non è colpa loro. Cioè i nostri genitori, quando noi scendiamo su questa terra, li scegliamo noi, cioè, ok? E loro ci amano sempre come più loro possono, ok? Non sanno magari come darti l'amore nel modo che tu vuoi, però te lo danno lo stesso, perché cioè comunque ti danno cibo, ti danno affetto, te lo danno secondo il loro modo di dare amore, che non è il modo perfetto, sicuramente nemmeno nel mio caso è stato così. Noi comunque come bambini ci portiamo sempre un sacco di ferite, pure perché da bambini vorremmo in continuazione l'amore, ma i nostri genitori non sanno bene come fare molte volte, anzi il 99,9% delle volte. Quindi guarisci queste ferite legate ai tuoi genitori, perché è in questo modo qui che puoi riprogrammare la tua mente e puoi riprogrammare anche il tuo cuore ad accogliere l'amore dentro di te e quindi l'amore anche della tua vita, una persona. E poi adesso vediamo quali aree dobbiamo liberare nel nostro corpo, nella nostra mente, nella nostra anima, per far fluire l'amore. Ah, è uscita proprio la legge dell'amore! Bellissimo! Perfetto, allora ciò che dobbiamo liberare dentro di noi è l'amore, nel senso dobbiamo far scorrere l'amore. Adesso è un po' bloccatino, vuole scorrere ma trova degli intoppi, non riesce bene a fluire quest'amore, ma i maestri stanno dicendo: guarda che l'amore, cioè, sta ovunque, non è solo l'amore di coppia, è l'amore universale. Infatti questa è una legge universale, l'amore è stato ovunque. Io per esempio quando vado in giro per i boschi, al mare, io lo sento l'amore. Di solito quel consiglio che mi viene di darti è di andare, ecco, in un posto magari al mare, anche d'inverno è bello andare al mare, di metterti con le cuffie nelle orecchie e di mettere una musica che ti piace, magari una musica rilassante, una bella musica, e di sentirti proprio l'amore intorno a te. Io lo vedo, sta nelle nuvole, che adesso c'è uno squarcio bellissimo nelle nuvole, questo sole che eccolo, l'ho chiamato, che ti vuole illuminare, nel mare che hai davanti, c'è la canzone di, non mi ricordo di chi è, dice: meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso, persino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Quindi cantati questa canzone e affoga nell'amore che è intorno a te. Il consiglio degli angeli è il chakra della radice. Scegli solo pensieri positivi per descrivere la tua casa, la tua professione e la tua situazione economica, perché le parole che usi determinano il tuo futuro. Quindi che cosa ci stanno dicendo? Che per sperimentare questo amore inizi a darti amore, a magari a fare anche delle affermazioni, mi viene in mente, no? Delle affermazioni di amore verso te stessa, puoi ascoltartele
Ci sono dei canali YouTube dove le puoi trovare, oppure te le scrivi tu. Per esempio, io mi sento amata, io sono un essere meraviglioso, sono una creatura divina e merito amore. È un mio diritto, io l'amore lo vedo ovunque, non mi manca mai, io sono una persona che abbonda di amore. Quindi le parole che usi verso di te sono molto molto importanti. Sentiti amata e usa delle parole potenzianti per descrivere questo amore che c'è intorno a te. E non lo so, io sono molto, cioè mi è piaciuta tantissimo questa lettura, spero che ti sia stata utile. Se ti è piaciuto comunque iscriviti al canale e lasciaci un like, poi mi puoi scrivere nei commenti se queste letture ti sono risuonate e niente, ci vediamo al prossimo video, ciao!